Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Con questa austera e splendida celebrazione comincia, fratelli e sorelle, carissimi, il tempo di Quaresima, che è un po' sintetizzato dalla preghiera che io all'inizio della Santa Messa, non abbiamo fatto l'atto penitenziale, perché l'atto penitenziale è sostituito dal rito delle ceneri, che faremo tra poco. Io ho fatto una bella preghiera al Signore in cui con quelle parole sintetizzavo il nostro auspicio per il nostro cammino quaresimale e anche il senso. Ho chiesto al Signore, guarda, attraverso il digiuno che stiamo facendo, concedici di iniziare un cammino di vera conversione. Ecco il senso della quaresima, un cammino di vera conversione, per affrontare vittoriosamente le armi della penitenza, adesso lo vedremo che sono le tre pratiche penitenziali tipiche della quaresima, sintetizzate dal Vangelo, il combattimento contro lo spirito del male. Poi lo vedremo meglio nella prossima domenica, no? Il tempo della quaresima ci ripresenta i 40 giorni in cui Gesù combatté per noi, lo vedremo domenica prossima nel deserto, contro il nemico della nostra salvezza, nonché i 40 anni con l'Antico Testamento il popolo di Israele pagò nel deserto prima dell'arrivo nella terra promessa. Il senso di questo cammino è appunto una vera conversione. Che cosa significa? Io invito a leggere sotto il messaggio di Papa Francesco per la quaresima e le sue continue esortazioni anche alla conversione. Ecco, nessuno di noi, sono certo, pensi che il cammino della conversione è già finito. Non è così, perché certamente ci sono le grandi conversioni nella nostra vita, i grandi convertiti, una persona che vive lontana da Dio, lontana dalla Chiesa per 30 anni, ritorna, si confessa, si dice questo si è convertito, va bene. Però ci sono le piccole conversioni, o anche le più consistenti, che sono quelle che ci consentono di crescere nella santità, che almeno non mai perfettamente compiuta. Vedremo come è bella anche la sequenza che presenta San Matteo delle opere penitenziali. Questi sono tutti quanti dei modi che ci fanno, come dire, uscire un po' da noi stessi e già ci illumina l'opera stessa alcune possibili aree problematiche. Allora, Gesù la prima che nomina è l'elemosina. Che cos'è l'elemosina? Prendo dei soldi e gratuitamente li elargisco al prossimo, chiamiamo un prossimo generico, per un'opera buona. Mi privo di qualcosa di mio, anche decisamente posseduto, per fare del bene al prossimo. Sapete che l'elemosina è l'opera simbolo, ma dentro l'elemosina sono contenute tutte le opere di misericordia spirituale e corporale. Cosa, prima ancora che il merito di quest'opera, perché la Chiesa si dice esercita nell'elemosina? Perché l'elemosina ci vuol dire quanto io sono egoista in relazione al rapporto col prossimo. Perché elemosina vuol dire fare un gesto di amore gratuito. Allora, a che punto sta il mio cammino di fede per quanto riguarda l'amore verso il prossimo? Quanto il mio ego, quindi i miei interessi, le cose mie, vengono prima della necessità del bene del prossimo? I soldi, sotto questo punto di vista, sapete come parlo Francesco continuamente, fa bene, io sono assolutamente d'accordo, come martella in continuazione con il problema dei soldi. Perché i soldi che cosa sono? I soldi sono proprio la quintessenza dell'incarnazione di un pensiero che io devo fare i soldi perché? Perché servono a me, devo comprare le cose per me, devo stare sicuro io, e quindi tendono a alimentare il già insito egoismo dell'uomo e a chiudere ulteriormente le porte del cuore verso la necessità del prossimo. Ecco perché è importante esercitarsi su quest'opera. Ripeto, l'elemosina è più importante di quello che si pensi, Cioè, io vi invito, da sacerdote, anche da vostro fratello, insomma, se si vuole da amico cristiano, a esercitarvi in quest'opera, perché è più difficile di quanto si pensi. Quindi, il mio io nei confronti dei rapporti con il prossimo, no? La seconda opera che San Matteo dice è la preghiera. Che cosa ci dice invece la preghiera? Un altro punto di possibile conversione. Il mio io in relazione al rapporto con Dio. Io posso pensare a me stesso troppo,
dimenticando, trascurando l'amore del prossimo, posso anche pensare a me stesso troppo, dimenticando completamente l'amore di Dio. Come sta il mio rapporto con Dio? Com'è la mia preghiera? Vedete qui Gesù cosa dice? Chiuditi la porta e prega il Padre tuo nel segreto. Allora, la preghiera di un cristiano, la preghiera di ciascuno di noi, non dovrebbe limitarsi, anche se già questo è tanto, alla recita, attenzione al termine, recita di alcune preghiere, le preghiere del mattino, le preghiere della sera, il rosario, tutte tante cose non buone. Di più, dopo domani faremo la Via Crucis, per carità, l'esercizio santificantissimo, ma il tuo rapporto personale con Dio, come va? Se volete, per esempio, se vi posso permettere, senza, soltanto per aiutare, per offrire una pista di riflessione, quando ti fai la comunione, che ricevi Gesù, che gli dici? Che gli dico? Quanto volentieri noi stiamo a sostare a cuore con Dio? Quando ci troviamo da soli davanti a noi nel silenzio, che facciamo? Questo ognuno di noi lo sa, dice Gesù. Il cammino di vera conversione, da che cosa vedo? Tu c'hai un buon rapporto con Dio? Cioè, per te la preghiera è una cosa importante, non è tanto un dovere, brutte cose, no? O anche il rapporto con la messa, no? Com'è? È semplicemente una cosa esteriore, distante, formale, poi è una cosa che fa parte della mia vita, cioè il rapporto con Dio è determinante nella mia esistenza e mi aiuta addirittura a trovare meglio me stesso. Cioè, se io non avessi questo tipo di rapporto profondo, camperei male, capite? Questo è il senso bello della preghiera. E poi il digiuno, che la Chiesa, sapete, ci chiede di fare con legge ecclesiastica vincolante, non abbiamo parlato domenica, oggi e poi al termine della Quaresima, il Venerdì Santo, no? Si comincia con il digiuno delle ceneri, si termina col digiuno del Venerdì Santo. Chiaramente nulla vieta ai fedeli che lo desiderano di arricchire la Quaresima con qualche altro digiuno, non è proibito, non è obbligatorio, ma non è proibito. Qual è questo terzo punto di conversione che ci mette dinanzi il digiuno? Ecco, io e il rapporto con i piaceri che passano di questa vita. Sapete che mangiare è per antonomasia l'espressione della necessità della vita terrena. Dico, ci abbiamo certamente bisogno, non possiamo vivere senza mangiare. Ma possiamo vivere per mangiare? Oppure mangiamo per vivere? Provate un attimo a fare mente locale. Capite? Vivo per mangiare o mangio per vivere? Vivo in funzione dei piaceri sensibili, cioè vivo per godere il più possibile tutti quanti i piaceri che passano di questo mondo, oppure ringrazio il Signore delle cose belle della vita, ma so che la pienezza della vita è altrove, perché il digiuno ci ricorda semplicemente questo. Vi ricordate quando Gesù nel Vangelo dice che i suoi discepoli digiunano in modo nuovo? Non è semplicemente una pratica ascetica e penitenziale come l'Antico Testamento. Vi ricordate quando lo prendono i farisei, no? Gli dicono: senti un po', ma come mai i tuoi discepoli non digiunano, invece quelli di San Giovanni Battista fanno un sacco di digiuno? Cosa risponde Gesù? Dice: possono gli invitati a nozze digiunare quando lo sposa con loro? Verrà il giorno in cui lo sposo verrà tolto e allora digiunerà. Ma cosa significano queste parole di Gesù? Chi era lo sposo? Lo sposo era Gesù. Possono questi digiunare adesso che io sto con loro? Io, che sono Dio, sono sulla terra, quando io non sarò più con loro, digiuneranno. Perché cosa diranno con il digiuno a Gesù? Tu sei lontano, la pienezza della mia felicità io lo raggiungerò soltanto quando starò cuore a cuore con te. Te lo dimostro. Come te lo dimostro? Che io per amore tuo sono pure capace a soffrire un pochettino nel corpo, a rinunciare anche a una cosa necessaria per dirti che tu sei più importante del cibo e di qualunque altra cosa terrena. Vedi? Con digiuno noi dimostriamo veramente che Dio viene al primo posto nel nostro cuore e non tanti altri. Anche qui nostro caro Papa ogni tanto ci prova a salutare la valentia, tutti quanti gli idoletti di questo mondo, capite? Cardinal Petrocchi, sapete che ha appena preso possesso di una bella basilica con tutti quanti i cardinali romani, ci diceva a noi
giovani seminaristi, la schiavitù delle tre S, sesso, soldi e successo, capite? Più uno è attaccato a questi titoli, chiaramente, e più difficilmente se ne sta, quindi più difficilmente di giù. Questo è un pochino, proprio in sintesi, l'itinerario quaresimale. Io e i miei rapporti con il prossimo, io e i miei rapporti con Dio, io e i miei rapporti con questo mondo che passa e con quello invece che viene, esemplificati attraverso queste tre opere penitenziali. Beh, adesso facciamo un istante di silenzio in cui ci prepareremo a compiere seriamente questo rito. Durante l'imposizione quest'anno siamo alla seconda formula, proprio per riprendere un pochettino il senso anche di questa omelia introduttoria della Quaresima, no? Quindi convertiti e credi al Vangelo, quindi ricevendo queste ceneri che ci ricordano la miseria della nostra vita terrena, proviamo a chiederci di queste tre cose, dov'è che vorrei impegnarmi un po' di più per vivere fruttuosamente come tempo di vera vocazione questo itinerario quaresimale? Che Maria Santissima ci aiuti a vivere bene questa quaresima, perché una grande quaresima porta grandissimi frutti di santificazione e di gioia nei cuori di coloro che accolgono le grandi opportunità di questo tempo di grazia. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.